La Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione è lieta di avervi a bordo di questa nave e vi ringrazia per averla scelta come vostro vettore preferito. La società, il comandante della nave ed il suo equipaggio si augurano che il viaggio e la permanenza a bordo siano di vostro gradimento e vi pregano di seguire le istruzioni ed i consigli che vi verranno forniti per mezzo di questo filmato, realizzato per soddisfare quanto le leggi e la normativa nazionale ed internazionale prescrivono in tema di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. L'utilizzo di un mezzo audiovisivo è tra i metodi consigliati dall'International Maritime Organization delle Nazioni Unite per facilitare ai passeggeri la comprensione delle procedure da seguire in caso di emergenza, nonché per consentirgli di familiarizzare con la segnaletica e le dotazioni di sicurezza di bordo. Da sempre, Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione è attenta ai temi della sicurezza ed è per questo che ha prodotto questo filmato con l'intenzione di fare anche cosa gradita a chi volesse soddisfare la sua naturale curiosità di conoscere alcune particolarità di questa nave. Ecco le caratteristiche principali di questa unità. Tipologia della nave. Traghetto passeggeri Ro-Ro. Lunghezza fuori tutto, metri 150,38. Larghezza fuori ossatura, metri 23,40. Immersione massima estiva, metri 5,75. Potenza della propulsione, kilowatt 11.520. Stazza lorda, tonnellate 14.398. Passeggeri trasportabili, 130. È importante comprendere bene il significato della segnaletica d'emergenza installata a bordo prima di conoscere le procedure da seguire in caso di emergenza e le dotazioni di sicurezza e salvataggio della nave. Molti dei segnali d'emergenza sono certamente di vostra conoscenza per averli già visti in luoghi pubblici, ai grandi magazzini o in luoghi di ritrovo. Altri invece sono tipicamente di carattere marittimo e sono realizzati in conformità alle istruzioni dell'International Maritime Organization. La nave su cui state viaggiando è dotata di tutti i moderni sistemi per fronteggiare qualsiasi tipo d'emergenza. Se a seguito di un incidente foste allertati dal comandante, è necessario che conosciate l'ubicazione delle dotazioni di salvataggio individuali che potranno o dovranno essere da voi utilizzate. Il più comune dei mezzi individuali di salvataggio è il giubbotto o cintura di salvataggio, a bordo custodito in depositi ubicati nei punti di riunione della nave e nelle cabine. Le cinture di salvataggio si differenziano in quattro tipologie, di cui ora illustreremo le modalità corrette per indossarle. Queste sono le modalità per indossare la cintura. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione su come si allaccia e su come utilizzare la lampadina ed il fischietto di segnalazione.
Sulla nave sono presenti anche salvagenti di tipo anulare, che troverete sistemati all'esterno in prossimità delle ringhiere. Questo tipo di salvagente può essere lanciato in mare come primo intervento di soccorso ad una persona caduta fuori bordo. Molti di questi salvagenti anulari sono dotati di una boetta luminosa, indispensabile per individuare il naufrago in ambiente notturno. Ricordiamo che se scorgete una persona cadere in mare, dovrete immediatamente avvertire il personale di bordo o lanciare il richiamo "Uomo in mare" per allertare il personale di guardia. Per l'abbandono della nave, l'unità è dotata di mezzi collettivi di salvataggio. Su questa unità sono presenti lance di salvataggio e zattere autogonfiabili, ammainabili per mezzo di apposite gru. Come illustrato dalle immagini, l'abbandono della nave avviene convogliando i passeggeri dai punti di riunione ai punti di imbarco dei mezzi di salvataggio, ovvero alle lance e zattere di salvataggio. I punti di imbarco delle zattere sono due, una a dritta e un'altra a sinistra nave. Il personale di presidio vi instraderà verso la vostra zattera di salvataggio. Dopo esservi imbarcati, individuate immediatamente il vostro punto di riunione, informazione che potrete apprendere dal cartoncino esplicativo affisso sul retro della porta della vostra cabina. Il punto di riunione dei passeggeri con biglietto ponte, tra i quali gli eventuali con sistemazione camping on board, come indicato dalla cartellonistica affissa negli spazi pubblici della nave, è A. Ma come viene segnalata un'emergenza e cosa fare quando la nave ne è interessata? Questo filmato è realizzato anche per rispondere a queste domande, nonostante la nave sia attrezzata con le più moderne tecnologie atte a prevenire e fronteggiare qualsiasi situazione di pericolo. Nonostante la nave possa andare incontro a vari tipi di emergenza derivanti da cause esterne come avverse condizioni meteo marine, nebbia o eventi improvvisi, è comunque attrezzata con le più moderne tecnologie atte a prevenire e affrontare qualsiasi situazione di pericolo. Molte emergenze possono essere risolte con i mezzi di bordo o dal solo equipaggio. L'emergenza che vi può vedere come protagonisti, ed anche la più complessa, è detta emergenza generale, che di norma segue un incidente che vede coinvolta la nave e potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza. L'ordine di emergenza generale viene dato, su disposizione del comandante, attraverso l'emissione di 7 o più suoni brevi, seguiti da uno lungo, emessi dai campanelli d'allarme e dalla sirena della nave. All'udire di questo segnale, il vostro comportamento dovrà essere il seguente. Raggiungete al più presto il punto di riunione assegnato. Per raggiungerlo vi sono differenti sistemi che adesso vi illustreremo. Se siete in cabina, prendete la cintura di salvataggio e consultate immediatamente il cartoncino affisso sulla porta. Esso vi indicherà la strada più breve e sicura da seguire. Se non avete una sistemazione assegnata e quindi con passaggio ponte, come noterete dalla pertinente cartellonistica affissa, il punto di riunione assegnatovi è A. Raggiungetelo senza indugio, seguendo le indicazioni poste nei locali pubblici e nei corridoi. Nella stagione invernale o in condizioni climatiche rigide, abbiate cura di indossare abiti pesanti. Preparatevi a lasciare a bordo i vostri bagagli, prelevando da essi solo l'indispensabile, come farmaci salvavita. Le signore che calzano scarpe con tacchi alti dovranno cambiarle con altre o lasciarle a bordo. Usciti dalla cabina, se non vi è sufficiente illuminazione, seguite le strisce riflettenti poste sulle pareti dei corridoi ad un'altezza di circa 30 cm dal piano di calpestio, sulle quali troverete anche indicata la direzione da seguire. Lungo il percorso incontrerete personale di bordo, riconoscibile dalle casacche giallo-verdi, che vi indicherà
la strada da percorrere. Guadagnato il punto di riunione, rimanete tranquilli. Il panico può solo compromettere il buon esito delle operazioni che si stanno svolgendo ed è inoltre molto contagioso. Il panico incontrollato può costituire un grave pericolo per la vostra stessa incolumità. Ricordate che in ogni fase d'emergenza il comandante della nave è in stretto contatto con le strutture di coordinamento per il salvataggio in mare del corpo delle capitanerie di porto. Segnalate al personale presente ai punti di riunione l'assenza di persone appartenenti al vostro gruppo familiare o di viaggio, in particolare i bambini. Con l'ausilio delle radio ricetrasmittenti, l'equipaggio potrà più facilmente organizzare e coordinare le ricerche, individuarli e accompagnarli fino a voi. Qualora l'emergenza imponga l'abbandono della nave, l'ordine verrà dato a viva voce dal comandante stesso attraverso la rete interfonica di bordo. A questo punto è necessario che procediate ad indossare le cinture di salvataggio che il personale vi avrà già fornito e vi atteniate agli ordini dell'equipaggio. Ricordiamo che a bordo sono presenti cinture anche per bambini e per persone con taglie oversize. Lasciate il punto di riunione con ordine, seguendo le indicazioni del personale di bordo che opera in costante contatto radio con il coordinatore dei flussi. Il deflusso verso i mezzi di salvataggio dovrà avvenire in fila indiana, adottando la tecnica che vi mostriamo, detta del coccodrillo, indispensabile sia per evitare che persone vengano lasciate indietro che per consentire rapidità nelle operazioni di conteggio dei passeggeri presenti a bordo. Nell'avviarvi ai mezzi di salvataggio, seguite le indicazioni dei membri dell'equipaggio posti a presidio dei percorsi di instradamento. In caso di oscurità, seguite ancora le strisce fotoluminescenti poste sulle pareti dei corridoi. I mezzi di salvataggio sono già stati predisposti dalle squadre di bordo. Arrivati in prossimità di una lancia o di una zattera, mantenete la calma. Controllate i bambini. Non accalcatevi ed attendete con disciplina il vostro turno d'imbarco. Adesso conoscete molto di più della nave su cui state viaggiando e siete a conoscenza dei comportamenti corretti da osservare nel caso si verifichi un'emergenza a bordo, anche se l'elevato livello tecnologico di questa nave e la preparazione del nostro equipaggio certamente vi potranno evitare il confronto con tale estrema esperienza. Nel ringraziarvi ancora per l'attenzione che avete voluto accordare e nell'assicurarvi che tutto ciò che avete avuto modo di vedere ed ascoltare è stato realizzato innanzitutto nel primario interesse della salvaguardia della vita umana in mare, vi auguriamo di trascorrere vacanze felici o per chi viaggia per lavoro o altre cause, di giungere a destinazione convinto di aver scelto per il proprio viaggio il miglior mezzo nautico disponibile, la migliore organizzazione, il miglior servizio, ma soprattutto il più sicuro. Con la speranza di rivedervi ancora a bordo delle nostre navi, la Società Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, il comandante ed il suo equipaggio vi danno il loro arrivederci. Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione welcome you on board of this ship and thank you for choosing us as your favorite carrier. The company, the captain of the ship and his crew wish you a pleasant journey and hope you will enjoy the time spent on board. We also invite you to follow the instructions provided in this video that has been made in compliance with the national and international laws and regulations in force regarding safety and life at sea.
The use of this video has been recommended by the US International Maritime Organization to help passengers to understand the procedures to be followed in case of emergency and to get familiar with the signs and the safety equipments on board. Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione has always been very keen on security issues, and that's the reason why we have produced this video, hoping also to please those of you who wish to know more about this ship and its features. These are the main features of this ship. Type of ship: passenger ferry, ro-ro. Overall length: 150.38 meters. Molded breadth: 23.40 meters. Maximum summer immersion: 5.75 meters. Propulsive power: 11,520 kilowatts. Gross tonnage: 14,398 tons. Maximum number of passengers on board: 130. All passengers shall understand correctly the meaning of emergency signs on board before knowing the procedures to be followed in case of emergency and the safety and rescue equipments of the ship. While you may be familiar with many of the safety signs that are commonly shown in public places, department stores and meeting places, others instead are specific to the maritime sector and are made in compliance with the regulations of the International Maritime Organization. The ship you're traveling on is equipped with all the state-of-the-art systems to face any emergency situation. If you were to be summoned by the captain following an accident, it is mandatory to know the exact location of the personal life-saving equipments that may or shall be used. The most common personal life-saving equipment is the life jacket or life vest that is kept in closets located in the meeting points of the ship, muster stations, and in the cabins. There are four different types of life vests on board of this ship, and in the following you will be shown the correct ways to wear them. This is what you have to do to properly wear the life vests. Please pay the utmost attention to the fastening procedure and on how to use the flashlight and the safety whistle. On this ship, you will also find life buoys located outside close to the railings. These life buoys can be thrown outboard as the first rescue operation in the event somebody falls overboard. Most of these buoys are also equipped with a light in order to locate men overboard at night.
If you see somebody falling at sea, please alert immediately the crew members or shout, "Man overboard!" to give the alert. In the unlikely event you have to abandon the ship, this unit is equipped with lifeboats and life rafts for all passengers and crew. This ship features lifeboats and inflatable life rafts that can be easily and rapidly deployed using cranes. As shown in the video, to abandon the ship, all passengers will be summoned to the various meeting points, and from there they will be directed to the deployment points of lifeboats and life rafts. There are two boarding points for lifeboats, one on the right side and one on the left side of the ship. The crew will guide you to the lifeboat assigned to you. After boarding the ship, please take the time to locate the meeting point assigned to you. This piece of information can be found on the back of the door of your cabin. The meeting points for passengers with a deck ticket, including those with the camping on board accommodation, is A, as it is clearly indicated by all the signs set in all public spaces. How is an emergency reported? What shall we do in case of emergency? This video has been made to answer these questions. Even though this ship is equipped with all the latest safety technologies capable of preventing and handling any kind of dangerous situations. Although the ship could face emergencies of various kinds due to adverse sea or weather conditions, fog or unexpected events, thanks to the latest technologies on board, many emergencies can be solved using the equipment on board and by the crew members only. The only emergency that could directly involve your participation, that is unfortunately the most complex one, is the so-called general emergency that usually follows an accident involving the ship and that could threaten its survival. Following an order of the captain, the general emergency order is given by seven or more short acoustic signals, followed by a long one emitted by the emergency bells and the siren of the ship. If you hear this sound, you should do the following. Reach the assigned meeting point as soon as possible. To do that, you should do the following. If you're in the cabin, take the life vest and read immediately the instructions on the back of the door, indicating the shortest and safest path to the meeting point. If you don't have an assigned accommodation and you are travelling with a deck ticket, your assigned meeting point is A, as indicated by all the signs set on board in public spaces. Reach point A as soon as possible, following the signs in the public places and along the corridors. In winter or in cold weather, wear warm clothes, leave your luggage on board, taking only the necessary items, such as life-saving medications. Ladies wearing high-heeled shoes are kindly invited to leave them on board and to wear more comfortable shoes. Once you leave your cabin, if there isn't enough light, follow the fluorescent stripes on the walls of the corridors, set at around 30 centimeters from the walking level, indicating the direction to be followed. Along the way, you will meet the crew members, easily recognizable by their yellow-green jackets, who will show you the way. After reaching the meeting point, please stay calm, because panic could jeopardize the success of the operations, and it is very contagious. Uncontrolled panic can be very dangerous for your safety. You should also bear in mind that during all the phases of the emergency,
the captain will be in close contact with the rescue teams of the local port authorities. Please inform the crew members at the meeting point of any missing persons from your family or travel group, in particular in case of children. Using VHF radios, crew members will be capable of rapidly organizing and coordinating search operations, find them and take them back to you. In the unlikely event of an emergency calling for the abandon of the ship, the order will be given by the captain through the intercom system. At this point, you shall wear the life vest provided by the crew members and follow the orders of the crew. Remember that on board you will find life vests and life jackets for children or for oversized passengers. Orderly, leave the meeting point following the instructions of the crew, who will be constantly in radio contact with the officer in charge of the rescue operation coordination. To reach lifeboats, please walk in a single line using the technique shown in this video, the so-called crocodile technique, to avoid leaving people behind and to allow crew members to rapidly do the passengers' counting operations. While going toward the lifeboats, please follow the instructions of crew members in charge of the operations. In case of darkness, please follow the fluorescent strips set on the walls of the corridors. Lifeboats will have already been prepared by the crew members. Once you reach the lifeboat or the life raft, keep calm, check on your children, do not push, and orderly wait your turn. After watching this video, you will know many more details about the ship you're traveling on, and you will be familiar with the proper behaviors to adopt in case of emergency. Although the high technological level of this ship and the training and skills of our crew members make this a very unlikely event. We take this opportunity to thank you once again for your attention and to remind you that what you have seen and heard in this video was made first and foremost to guarantee the safety of people. We would like to wish all of you a pleasant holiday. And for those of you traveling for business or other reasons, we hope you will reach your destination convinced that you have chosen the best ship available, the best organization, the best service, but mostly the safest one. Hoping to see you on board soon, Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione. The captain and his crew say goodbye to all of you.